Bella ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Rainbow Six Siege. Anche in questo caso vi faccio una breve intro vocale per avvisarvi che durante la registrazione ho dimenticato di modificare un settaggio e quindi la voce dei miei compagni non è stata registrata, ma sentirete solo la mia. Vi volevo comunque portare questa partita in quanto è classificata, quindi per la prima volta sul canale vedrete una partita classificata giocata molto bene da parte nostra. Come sempre ragazzi vi invito a lasciare like, commentare, condividere se non l'avete fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, ditelo anche ai vostri amici, ci vediamo nei prossimi video, bella! Sì, già hanno trovato la bomba. È stato individuato. Lo so, ma confuso dalle porte spara, non dalle barricate. Esplosione da ste parti. Aspetta. Stanno chi... Eccolo qua uno, raga. Eccolo qua uno, appena evidenziato. Chi è? Thatcher. Buona. Sei ferito? Ah, scusa, non me ne ero accorto, ma che... Dov'è? Buona, ma che... Ok. Le cappe di luce artificiali. No, sei stato individuato, porca miseria. Ottima, ma che buona. Guarda, dietro lo scudo, non si capisce. Da dove arrivano, raga? Segnalate da dove arrivano. Da qua, ho visto già. Cazzo. Dov'è la bomba, raga? Dov'è il disinnescatore? No vabbè, basta che lo distruggiamo. Aspetta, ma che? Butto un drone. Vediamo un po' chi sta. C'è qualche sorpresina qua dentro, vediamo. Vediamo. No. No, questa stanza è libera. Vai, avanza e vedi tu col drone. Allora, stiamo arrivando, eh. Buona.30 secondi, forse. No! Porca miseria, di un secondo però!
Ne aveva capito che stavo piazzando. Proprio non mi coprisse le spalle, raga. Eccolo qua, lo sapevo che sei arrivato da qua il simpaticone. Eccolo da dove è Yeker. Raga, spostatevi. Stava facendo il giro, quello è un diversivo. Sì, è un diversivo quello lì. Non penso che sia lì che l'ha sfondato. Attenzione Jacopo, non ti scorre troppo, sennò... Attenzione, c'ha fuse, raga. Macchinetta, vai vai. Ha visto però dove stiamo, Jacopo. Ha mandato il drone. Matteo, dietro, sì. Da là dovrebbe stare. Ottima. Sì, bravissimi ragazzi. Grandissima partita questa. Questa è una grande partita. Qua c'era il rischio che facessero la rimonta, invece niente. Gli italiani dominano sempre comunque. 4-1, quasi partita perfetta.